Il maltempo dei giorni scorsi ha colpito duramente diverse zone del Piemonte, tra cui Moncalieri, in particolare Tre Borgate, Tetti Piatti, Tagliaferro e Borgo Mercato. Sindaco, qual è la situazione al momento? La situazione è una situazione di emergenza, una situazione critica, ma una situazione che stiamo gestendo nei modi e nei tempi disponibili. Abbiamo in campo uomini e mezzi della Protezione Civile, della Croce Rossa, i nostri uomini della Polizia Municipale, il volontariato e tutte le associazioni che ci stanno dando una mano. Abbiamo superato la criticità più grande, i fiumi sono scesi di livello, il Po, il Chisola, il Sangone. Ora però rimangono il fango e rimane la difficoltà delle persone che hanno perso tutto o quasi tutto. Stiamo facendo la conta dei danni, quella dei privati, quella della collettività. La situazione è seria, abbiamo chiesto per questa ragione lo stato di calamità, ci aspettiamo una risposta rapida del governo e della regione Piemonte. Ringrazio il presidente Chiamparino per esserci stato accanto e per esserci accanto. Abbiamo bisogno davvero di una mano, perché nessun moncaglierese può rimanere da solo. La stima dei danni a oggi? Non abbiamo ad oggi una stima di danni, sono straordinari, sono sicuramente più ingenti dell'alluvione del 2000 che mise in ginocchio ancora una volta il Piemonte e la nostra città. Li stiamo appunto quantificando, ma ancora prima di quantificare dobbiamo liberare le cantine dall'acqua, dal fango, dobbiamo liberare le strade dai rifiuti. Oggi siamo concentrati su questo, intanto ci occupiamo delle persone. La mia città, la mia amministrazione garantisce ospitalità a chi deve lasciare la casa, e quindi i numeri sono tutti disponibili sui canali social del sindaco della città di Moncalieri e sul sito della città di Moncalieri. Avete incontrato i cittadini delle Tre Borgate, qual è il loro umore? Beh, ovviamente l'umore dopo una tragedia di questo genere non può essere molto compromesso, ma cerchiamo di essere molto vicini ai nostri cittadini perché questo possa produrre una rassicurazione, almeno per quanto disponibile a noi. Le scuole hanno riaperto? Le scuole hanno riaperto oggi, sono ancora solo tre ormai le scuole chiuse, un'infanzia, una scuola elementare e un asilo nido. Stiamo finendo in questi plessi la pulizia e il ripristino delle condizioni di sicurezza. Tutti gli altri edifici, sono 28, sono stati riaperti con un check sulla sicurezza appunto degli edifici fatta nei giorni di sabato e di domenica, che ha garantito un parziale rientro alla normalità. Ecco, le tempistiche da questo punto di vista, quanto tempo è necessario per far tornare le Tre Borgate alla vita normale? Stiamo lavorando perché questo possa avvenire il prima possibile, non posso promettere che sarà né facile né veloce, so di sicuro che nessun moncaglierese in quelle Tre Borgate, in tutta la comunità, rimarrà da solo. Abbiamo ricevuto i cittadini nei loro luoghi, stiamo girando il territorio, tutta la città, siamo a fianco di chiunque abbia bisogno, di chiunque chiami, anche di chi non lo fa. Questo è il compito che pensiamo possa essere disponibile a una buona amministrazione, e questo è quello che cerchiamo di fare.